Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di un volante e contemporaneamente anche di un ottimo consiglio per voi: il Monza R5 versione bundle. Un prodotto che sicuramente lascia il segno. Perfetto. Questo è il bello di fare i video professionali con 30 kg di scatoloni in spalla così sulla scrivania perché non ci stanno. Premetto che Monza è un brand che da un po' di tempo mi sta piacendo molto. Voi sapete che io da un po' utilizzo C-Magic, ma non sono il tipo che vi consiglia o vi parla solamente di quello che usa lui o quello con cui collabora. Oltretutto C-Magic non fa neanche prodotti così accessibili, cioè l'entry level di C-Magic è il top di gamma di Thrustmaster. Chiaro che se arriva un ragazzo inesperto in cerca di suggerimenti, non è che gli vai a consigliare perlomeno 1000 euro di kit. No, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Chi è Cesare? Monza, in questo caso. E cosa bisogna dargli? Bisogna dargli atto che da brand mezzo sconosciuto è diventato un produttore totale. Tutti i livelli, tutte le fasce, quindi tutte le tasche, sempre con buona qualità. Ma soprattutto, cosa che mi piace ancora di più, tante direzioni. Quando guardiamo i simulatori di guida, sempre tutti vogliono emulare il racing, i volanti super da corsa. Monza è stato il primo a fare un volante da camion, adesso sono usciti anche i Deviolucci, ho visto che si sono lanciati anche nei simulatori di volo. Insomma, questo tutto tondo, a me che sì, piacciono le gare, ma mi piace anche la cillata, fa un sacco di simpatia, sincero. Ma veniamo a noi e al nostro bundle R5, che vi ho anche detto può essere un ottimo consiglio per voi. Voi chi? Voi che cercate un direct drive abbordabile, voi che cercate un upgrade dalla vostra cinghia, voi che addirittura volete il primo volante lanciandovi subito nel direct drive senza passare da prodotti che magari ormai hanno poco senso. Prezzo 509, mi sembra, euro attualmente per tutto il bundle. Motore 5,5 newton metri direct drive, corona tonda, ovviamente questa è una corona di livello base di Monza, ma come diciamo prima anche il livello base non è per niente fatto male. C'è questa pellina che riveste tutta la corona, metallo, i bottoni sono da pad, le palette sono da T300. Non ha un grandissimo diametro, ma neanche da giocattolo. Credo sia una 27, così a occhio provo a far lavorare l'intuito manuale. Anche il peso è ridotto, che è un bene su volanti non estremamente potenti. Termina il bundle una pedaliera a due pedali, ovviamente così è inclusa nel bundle, ma è espandibile. Attenzione, è tutta completamente in metallo e tutta completamente regolabile. C'è una pecca però, risolvibile spendendo una cosuccia in più, cioè il freno è un normale freno a molla. Ormai un pochettino la perfezione non esiste, mai sarebbe stata includere il kit del freno nel bundle. Purtroppo anche questo bundle si riferisce solamente agli utenti PC. È un peccato che sui DD chi gioca da console abbia ancora veramente un po' poca scelta. A me non me ne frega niente, però vi capisco. Andiamo a vedere com'è completo. Anche questo ha un ottimo sistema di comunicazione praticamente wireless, quindi senza usura. Mozzo e collegamento che riprende quelli reali, con l'anello, il metallo, tutto il meccanismo fatto bene anche sulle fasce basse. Ed eccolo qua, il Monza R5 completo. Attenzione ragazzi, nella fascia economica dei direct drive di Monza trovereste anche l'R3, ma perché non vi consiglio quello, ma vi consiglio questo? Semplicemente per i costi. L'R3 costa 439 euro, mentre questo 509. Sinceramente ragazzi, io spenderei tutta la vita 70 euro in più per avere un 30-40% di volante in più. Passare tipo all'R9 comincia a essere un salto già di 200-300 euro, quindi ok, ma 70 euro per avere 5 Nm e mezzo piuttosto che 3, credetemi, fa la differenza e ne vale la pena. Ricordatevi di non pensare alla forza dei volanti come se doveste guidare come Hulk. Un volante da 10 Nm usato al 50% non è comunque uguale a un volante da 5 usato al 100, perché quello sta col braccio fuori.
mentre quello da 5 usato a 100 sta con l'acqua alla gola. Eppure stanno usando entrambi teoricamente 5 newton, solo che quello con l'acqua alla gola non sarà in grado di fornirvi, non avendo margine, ulteriori dettagli sulla guida, mentre l'altro, che di margine ha ancora un'altra metà della sua potenza, sarà tranquillissimo. Uno degli esempi banali che potete fare per capire questa cosa è la saturazione del force feedback che vedete nei giochi. Avete presente la barra tipo in basso a destra che c'è su ACC del force feedback, che tipicamente è grigia? Quando clippa diventa rossa. Quando il volante clippa vuol dire che non è più in grado di darvi dettagli. E questo quando succede? Quando proprio è con l'acqua alla gola, è già al suo massimo e non può fare altro. Ecco perché più newton metri è meglio. Non perché siamo muri, perché diamo modo al volante di lavorare in modo da avere sempre margine per darci dettagli. Ora, questo era solo un esempio. Volanti da 10 Nm entry level non esistono. Però lo stesso principio si può applicare tra questo e l'R3, che è quasi la metà della potenza. Ecco perché vi consiglio questo. O costasse la metà, ok. Ma visto che appunto passano solo 70 euro, l'hotspot prestazioni costo è questo. Non vi nascondo che, proprio per quello che vi ho detto all'inizio, non mi dispiacerebbe creare su una postazioncina secondaria per le cillerie. Attenzione solo, vi direi, alle corone che ci andate a montare, cioè non fatevi ingolosire. Se volete espanderlo, magari prendete il kit per il freno o qualche accessorio. Occhio a quelle corone troppo sofisticate, che quindi sono più pesanti, anche più grosse, e che poi ovviamente, poveretto, lui comunque ha 5 newton metri e mezzo. Se ci mettete una corona troppo grande o troppo pesante, sprecate un po' della sua forza, perché ovviamente con questa, che ha un peso e un diametro, lavora in un modo. Se ci mettiamo questa, chiaramente, poveraccio, farà un po' più di fatica. Ora, non è proprio questo il caso, perché questa, se ci giochi coi camion, pazienza se perdi quel po' di spinta. Però, per farvi capire, non metteteci le bestie che lui le deve girare. Proviamolo in particolare concentrandosi sul motore. Infatti vedrete che userò magari 2 o 3 corone proprio per darvi vari feedback anche su quello che abbiamo appena detto. Eccoci davanti al volante assemblato sulla scrivania. Attenzione, perché forse mi sono dimenticato di dirvelo, ma nel bundle c'è anche il telaietto con i morsetti per attaccarsi al tavolo. Anche se è un direct drive, ha una potenza tale che non vi ribalterà la casa, quindi non c'è problema. Anzi, la trovo una cosa molto molto positiva, perché se prendi un bundle vuol dire che tutto il tuo budget lo vuoi incentrare sul prodotto e non vuoi avere altre spese e spesucce. Ci sono capitati dei prodotti economici, una cazzatina che mancava, un'altra che alla fine, insomma, dovevi, per usarlo veramente, dovevi prendere tanti altri accessori che alla fine il costo lievitava parecchio. Qua c'è solo il discorso del freno da fare, volendo, ma non è che non si può usare, è solo che è un po' frivolo. Qui io spendo effettivamente quello che pensavo di spendere, non ci sono sorprese e vado a giocare. C'è una cosa su cui sarebbe molto interessante il parere di chi già lo usa. Il software di Moza mi sembra spettacolare, completissimo, super customizzabile, uno di quei software mega mega moderni. Io in questo caso non ci ho fatto assolutamente nulla, se non la calibrazione dei pedali, che altrimenti erano un po' troppo sensibili, invece facendola tutto ok. Siamo su assetto corsa a bordo di un Alfa Romeo Giulia quadrifoglio. È una mod però questa, con il cambio ZF8 e non solo, anche con force feedback migliorato e quant'altro. Allora, intanto diciamo subito, ragazzi, che certamente assetto corsa è un simulatore un po' vecchio, magari non è il benchmark assoluto per il force feedback, però è qualcosa che io conosco. È inutile che andiamo sul titolo migliore in assoluto per la resa del force feedback se tanto non lo conoscevo già, perché non riesco a darvi un confronto. Qui almeno so perfettamente cosa aspettarmi e quindi so perfettamente come si comporterà questo volante rispetto a tutti gli altri che ho provato. Facciamo 2 metri, poi proviamo a tirare una somma. Ecco, in questo caso, anche se questa corona praticamente è il livello più basso di Moza, che viene abbinata a questo motore per farlo rendere al meglio, essendo, come abbiamo detto, leggera, piccola, però sono stati molto furbi, in quanto la superficie di contatto, cioè proprio la corona, è di una pelle molto figa, quindi
tu non stai a guardarla la corona, la senti sotto mano e sembra di avere effettivamente qualcosa di qualità maggiore rispetto a quella che non è veramente. Poi qua insomma i bottoni servono relativamente, l'unica piccolo diciamo risveglio ce l'hai quando vai sulle palette, che funzionano molto bene, però questo è un meccanismo che insomma si trova su corone economiche, ma funziona, è proprio il feeling che è un po' dino morbido, ma ci sta. Attenzione, intanto questa Giuliona l'ho presa anche del colore della mia, proviamo a fare qualche curva così, ci vuole tanta abitudine per dosare un freno banalmente a molla, e quella è veramente l'unica pecca, cioè praticamente è un acceleratore ma più duro, si usa perché si usa, però diciamo che si può fare di meglio. Però vi devo dire ragazzi che il force feedback, anche se sono solamente 5 Nm, non ho regolato assolutamente nulla, ho lasciato fare al software, al gioco, che ovviamente è intelligente, fa anche riconoscimento dei giochi, volendo vi aiuta nelle regolazioni. Però è sempre, cioè è sempre pieno, anche venendo per esempio dal mio C-Magic, che è chiaramente un'altra roba. Però io riuscirei a camparci con questo volante. Guardate anche nei movimenti, si capisce, credo, che reagisce a tutto. Considerate anche che sedere alla scrivania ha sempre lo svantaggio di avere i pedali che si muovono un po', però su quello il freno è quello che è, con un freno più serio probabilmente ti scapperebbe via, però il pro è che la pedaliera invece ha dei piedini molto stabili, anche, cioè non ho niente che la ferma, ok? Manco il classico scatolone della nonna davanti, e non si stanno muovendo i pedali. Lo farebbero con un freno migliore, però vabbè, insomma, a un lato negativo ne corrisponde uno positivo, insomma. Beh, feeling molto bello sotto mano, il motore è veramente fluido e dà un bel, una bella dose di dettagli. Vedete anche su questi dossettini, su questi saltini, lui c'è sempre, lui c'è sempre. Eh sì, anche questo inserimento. Questa sensazione sembra quasi più forte. Non è che mi hanno nascosto un R9 dentro per fargli fare bella figura, no, non credo. Faccio una cosa strana, d'altronde una prova è una prova. La corona inclusa nel bundle è perfetta per questo motore, viene gestita veramente alla grande, il force feedback è fenomenale. Ma cosa succede con una corona un po' più grande e un po' più pesante? Secondo me dovrebbe diminuire un po' il feeling. Ovviamente questa non è una corona prettamente per assetto corsa, come vi dicevo all'inizio è fatta per i camion, dunque anche con un motore così te ne sbatti se perde un po', andrà bene lo stesso. Ma per pura curiosità andiamo a vedere che succede. Ovviamente ragazzi questa è una corona da camion, non ha le palette, non ho il cambio qui, quindi l'ho messo su automatico. Unica cosa, è un po' strano guidare un Alfa Giulia quadrifoglio come un TIR, però ecco, già vedo che il force feedback sembra molto più leggero perché la corona è molto più impegnativa. Però vi devo dire che c'è comunque una buona reattività, ok, da parte del motore. Si sentiva molto di più prima il force feedback, ma proprio nei dettagli, non tanto nella resistenza. Si vede che quei micro aggiustamenti del motore su una corona così grande e un po' più pesante che fa tanta leva si sentono meno. Quindi attenzione in generale a cosa abbinate il vostro motore. Che sia una corona giusta che lui può gestire bene.
perché influisce la corona sul rendimento del motore. Soprattutto se ci dovete fare delle gare, delle cose un po' più sportive, ovviamente. Se dovete chillare così col braccio fuori, ma allora va benissimo. Ecco, vedete che infatti force feedback così è più che sufficiente, anzi per una guida normale è anche troppo. Però se cominci a spingere, meglio una corona che si gestisca meglio con la forza del volante. A parte che questa è impacciata perché è troppo grande, per andare forte. Ok. Però è un concetto facile da capire. Madonna, se arriva a 300 all'ora poi giù, non me ne ero accorto prima. Oltre anche, il bello è che questa è da fare tutto in pieno. Vediamo se riusciamo con lo Scania. Sì, riusciamo. Poi dovrei frenare, credo. Attenzione, anche grande inserimento. Ecco, qua prima, in questo inserimento, con la corona piccola e leggera, ho avuto molto più feeling nell'inserimento. Diciamo che si appiattisce un po' il force feedback con questa coronciona. Però, essendo fatta per i camion, è utilizzabile lo stesso in quel contesto. Molto molto bene, perché per i camion, figuratevi ragazzi. Cambiamo leggermente aria, spostiamoci su assetto corsa competizione per vedere che succede a questo Monza R5 quando vogliamo fare i tizi un pochettino più spavaldi e racing. Infatti, come vedete, ho cambiato configurazione, ho messo una corona GT su questo motore, sempre di Monza, questa è una KS. Tra le corone di questo genere, quindi Formula GT rimane abbastanza contenuta come fascia, credo ancora molto ben gestibile da questo motore, non è un bestione di quelli con lo schermo che tra l'altro costano cifre esorbitanti, può essere una buona soluzione, insomma, se vi piace l'impostazione un po' più da gara. Questa corona qui oltretutto ha 4 paddle, cioè 2 sono frizioni, 2 sono quelli delle marce, e sono magnetiche, quindi insomma un altro livello rispetto a quelle della base, che però vi dico si è comportata bene, cioè non niente da dire alla coroncina basilare inclusa nel kit. Ecco qua, forse con questo freno tocca fare un pochettino più di abitudine. Siamo a Donington, se vi interessa, una pista che a me piace moltissimo, così insomma per non fare le solite cose banali mi ci sono buttato. Anche qui ragazzi, settaggi, cioè quando aprite assetto corsa competizione vi esce già di base un profilo che si chiama proprio Monza R5, che il gioco riconosce da sé, e dunque tu non devi far altro che andare a guidare. Ovviamente puoi modificarlo, è sempre buona cosa poi andarsi a tarare i settaggi, però insomma, visto che parliamo di un bundle che alla fine è rivolto anche a chi non è super esperto di queste cose, è un vantaggio poter avere già tutto sotto mano, non è frustrante per chi si avvicina a queste cose. Questo è veramente figo, ma ormai succede per tutti i volanti, è un discorso generale, non è per forza un punto a favore di Monza. Punto a favore di Monza è questo volante in sé, ragazzi, per la verità, che vi giuro, cioè rispetto ad altre prove che ho fatto di volanti direct drive che non ti bucano la fronte, sono abbordabili, questo è fantastico. Vi dico la verità, con un'altra pedaliera, ma non come siamo a livello di clipping là in basso? Qualche stecca la tira, ma poca roba, eh? Con 5 Nm è facile andare a clippare, ragazzi, su un gioco del genere. Però il fatto che lo faccia molto poco significa che, per esempio, i settaggi che ti escono di base sono molto validi, perché poi è con quelli che devi andare ad evitare che il volante vada a saturarsi troppo spesso. Però il rischio è, con pochi newtonmetri, che andando ad aggiustare quei settaggi, cioè tu per non farlo clippare il force feedback lo devi far sparire. Invece qui c'è,
è anche un buonissimo livello di dettagli, io li chiamo secondari, nel senso quelli che non per forza sono fondamentali, però aumentano tanto il realismo sui dorsi, sui cordoli. Fatto tutto molto bene. È un ottimo motore. Sono lontano dai miei tempi migliori qui, che sono tipo 27-28. Ma io ci metto sempre dentro, a livello cronometrico, il fatto di non essere in postazione. Si può guidare tranquillamente così, cioè ragazzi, io sono anche comodo, però nel momento in cui hai una postazione è chiaro che non è facile poi guidare così, ma si fa tranquillamente. Tanta roba. A questo punto, ragazzi, sarebbe molto bello sentire delle vostre opinioni ed esperienze su Mozza, perché io ho fatto una semplice prova a modo nostro. Ovviamente, per parlare con 100% di convinzione di qualcosa bisognerebbe testarla un po' più a lungo, e allora voi completerete questo video con le vostre esperienze. La mia sensazione sincerissima è che l'R5 in questa fascia fa veramente un lavoro eccezionale, cioè il motore mi è piaciuto proprio tanto da guidare, lo userei tutti i giorni senza problemi. Considerato anche il fatto che parliamo di un bundle da 500 euro che dà già tutto, la pecca del freno, sì, qualche euro in più per il kit ce lo spenderei. Tra quelli che ho provato in una fascia simile, probabilmente sceglierei lui. Fatemi sapere voi se usate magari un Mozza da più tempo, se avete qualcosa da aggiungere e da dirmi, molto molto volentieri qui sotto. Vi aspetto. Ciao ragazzi, alla prossima.